Nel calcio, rituale sublimazione della guerra, 11 uomini in pantaloncini corti sono la spada del quartiere, della città o della nazione. Questi guerrieri, senza arma né corazza, esorcizzano i demoni della folla e ne confermano la fede ad ogni confronto tra due squadre. Entrano in gioco vecchi odi e amori trasmessi in eredità dai padri ai figli. Buonasera a tutti. Le parole che abbiamo appena ascoltato sono tratte dal libro Splendori e miserie del gioco del calcio di Edoardo Galeano ed inquadrano il tema che andremo a introdurre con il nostro direttore Filippo Brusa. Grazie, grazie Carolina, Carolina Gerismalnati, grazie anche per questa interpretazione. Ma c'è un altro libro che vogliamo presentare questa sera, il libro di Pierluigi Spagnolo, collega della Gazzetta dello Sport che è in collegamento via Skype. Buonasera Pierluigi. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera, allora, contro il calcio moderno, Odoia, giusto? L'editore? Giusto. Bene, sì, l'editore, giusto. Hai scritto tantissimo, sei un narratore di grande classe, perché abbiamo letto qualche anno fa L'estate più piovosa di Milano, che è diventato un po' un bestseller, un racconto molto bello, che ci fa vivere le atmosfere di una Milano che si stava preparando all'Expo. Poi hai pubblicato altri volumi fondamentali come I ribelli degli stadi, che è una storia del movimento ultra italiano che è balzato un po' in cima, diciamo, alla classifica delle vendite. Ecco, vorrei ricordare anche un po' I ribelli degli stadi, Pierluigi. Sì, beh, è stato un libro fortunato, uscito nel 2017, diciamo alla vigilia dei 50 anni del mondo ultras italiano, che tendiamo a far nascere nel 68 con la Fossa dei Leoni del Milan, che viene considerato universalmente il primo gruppo ultras italiano. In quel contesto caldo del clima del 68 in Italia nasce appunto quello che consideriamo ancora oggi il movimento ultras, e quindi alla vigilia dei 50 anni nel 2017 ho ritenuto che fosse giusto anche tentare di ricostruire la storia di un movimento che comunque in Italia, pur ammaccato, diverso, cambiato, ridimensionato, è ancora in vita dopo 50 anni. Inquadriamo subito il tuo nuovo libro, Contro il calcio moderno. Che cos'è il calcio moderno? Presumiamo che il calcio moderno sia un calcio votato un po' al commerciale. L'anima del calcio moderno è stata un po' risucchiata da interessi economici legati anche alle televisioni a pagamento, ma non solo. Inquadraci un po' il tema, che cos'è il calcio moderno e perché hai scritto questo volume pregevole, lo sottolineo, edito da Odoia, compratelo. Beh, il calcio moderno, alla fine chi non ha frequentato lo stadio negli ultimi 20-30 anni non ha sentito lo slogan no al calcio moderno, che può sembrare anche un punto, appunto uno slogan che viene ripetuto dai tifosi, molto spesso uno però si chiede poi cosa si intende realmente dal calcio moderno e perché i tifosi, soprattutto quelli delle curve, si oppongano al calcio moderno. Calcio moderno, come giustamente dicevi tu, è il calcio trasformato in prodotto televisivo, il calcio trasformato in industria, il calcio che perde la sua anima perché viene anche dominato da regole finanziarie che quindi mettono anche un po' ai margini il tifoso. Il sottotitolo del libro è Dalle pay TV agli stadi vuoti, il tifoso trasformato in cliente. Quando ho pensato il libro, in realtà io neanche immaginavo che il libro poi sarebbe uscito a ottobre con gli stadi svuotati dal Covid. Il sottotitolo Dalle pay TV agli stadi vuoti indicava comunque un processo lento, che è quello di trasformazione degli stadi, che ha portato comunque a un lento e progressivo svuotamento degli stadi. La media spettatori negli anni 80 era intorno ai 40.000 in Serie A, 40.000 spettatori a partita di media, oggi è poco sopra i 20.000 spettatori, diciamo, al di là di questi ultimi 8 mesi con il Covid. È un processo lento quello di svuotamento degli stadi, che nasce proprio dal fatto che nel 1993 sono arrivate anche nel calcio italiano le televisioni a pagamento, che si sono accaparrati i diritti delle partite di calcio, prima una alla settimana, poi tutte, come ben sappiamo. Oggi non esiste una partita di calcio che non venga trasmessa in televisione, quasi sempre dalle TV a pagamento. Chi ha 20 anni magari fa fatica a immaginare che prima degli anni 90 il calcio fosse visibile soltanto se si andava allo stadio fisicamente e poi i gol li si guardava la sera in TV. Oggi il calcio è dominato dalle televisioni a pagamento, si regge sugli introiti che le televisioni a pagamento versano alle società di calcio attraverso la Lega Calcio, e anche il calcio fermato e poi ripartito dopo, diciamo, il momento più alto, più picco massimo dell'emergenza sanitaria, dimostra di come il calcio oggi sia a tutti gli effetti dipendente dai soldi delle pay TV. Sono ripartiti a giugno perché
dove spiego nel libro, ma credo sia sotto gli occhi di tutti, se il calcio non fosse ripartito e non avesse completato il campionato, non avrebbe onorato il contratto sottoscritto con le PTV, non avrebbe potuto ottenere l'ultima rata del pagamento. E senza quei soldi il calcio italiano probabilmente sarebbe andato in crisi ancora di più di quanto non lo sia già oggi. Molti club sarebbero probabilmente falliti, e quindi questo dimostra come oggi, a tutti gli effetti, dopo 20 anni di spese pazze, di rose allargate senza un limite, di stipendi pagati senza criterio, oggi il calcio sia così indebitato che sia a tutti gli effetti dipendente dal denaro che proviene dalle PTV. Vorrei che Pierluigi, che ha scritto questo libro, che è un saggio, è molto ben documentato, ma è anche molto emozionale, ci raccontasse che cos'è per lui il calcio romantico, il calcio a cui è più legato. Io mi sono innamorato del tifo e della curva e della passione dei tifosi prima ancora che del calcio. Quando sono stato portato da bambino per la prima volta allo stadio, era praticamente nei distinti dello stadio della Vittoria, io sono nato a Bari, e quindi diciamo sono tifoso del Bari, e la prima volta che sono stato portato allo stadio della Vittoria, seconda metà degli anni Ottanta. Ricordo perfettamente di essere stato catturato più dalla passione della curva, dalla gente che cantava ammassata, ammucchiata, che faceva il tifo e sventolava le bandiere, ancora più che dal gioco in sé che si svolgeva sul campo. Per me il calcio è quello, è tutto quello che c'è attorno, una passione popolare, l'identificarsi con una maglia, con una squadra di calcio che porta il nome della città, è quello, poi è lo stare insieme, l'aspetto collettivo e socializzante che c'è attorno al calcio, che poi è proprio quello che in questo momento ci manca, un po' per colpa del Covid e sarà così ancora per diversi mesi, un po' perché poi il calcio moderno, il calcio, ripeto, dominato dalle televisioni e dominato da questa deriva finanziaria che ha preso, ha sminuito il ruolo dei tifosi. Oggi i tifosi sono a tutti gli effetti dei clienti, devono abbonarsi alla PTV, guardare possibilmente il calcio da casa, comprare maglie da calcio stravolte dal marketing ed essere a tutti gli effetti dei consumatori. E questo è quello che in particolare credo che manchi a tutti quelli che hanno una visione più romantica del calcio. Oggi qualcuno ha detto che le maglie attuali, le attuali maglie, le maglie delle squadre di Serie A attualmente in circolazione sono le peggiori che siano mai esistite. Sei d'accordo? E poi hai parlato anche degli stadi, uno stadio senza pubblico è uno stadio vuoto e impoverisce il calcio, purtroppo la pandemia ci costringe alle porte chiuse o ha costretto precedentemente ad avere pochissimi spettatori all'interno degli stadi. Come sarà secondo te il calcio post pandemia, insomma, ammesso che si arrivi a un post pandemia prima o poi? Sì, brevemente sulle maglie, in effetti è vero, se uno avesse guardato una partita di calcio negli anni 90, prima di tutti gli stravolgimenti che ci sono stati, difficilmente avrebbe fatto fatica a riconoscere le squadre in campo. Il Milan era il Milan, la Juve era la Juve, la Lazio era la Lazio, e tutte le squadre che uno avrebbe voluto vedere dalla Serie A in giù avrebbe fatto per niente fatica a riconoscerle. Oggi puoi imbatterti in una partita in TV e fare fatica a capire che la Juve è quella che sta giocando con una maglia arancione, con delle strane macchie, e magari la Roma sta giocando in fucsia o la Lazio sta giocando con una maglia modello evidenziatore. Come diceva Riccardo Cucchi, che insomma è stata la voce storica di tutto il calcio minuto per minuto, quindi insomma un esperto di calcio e un grande giornalista che non va nemmeno presentato, le maglie che stiamo guardando sono le più brutte in assoluto. Brevissimamente, come sarà il calcio post-Covid? Stiamo chiaramente vedendo un calcio senza tifosi, con 1000 tifosi invitati dei club, adesso con il nuovo DPCM firmato 3 giorni fa neppure quelli, perché non ci sono più neanche i 1000 tifosi che erano previsti in Serie A, in Serie B, in Serie C, quindi un calcio completamente senza pubblico. Però l'obiettivo era quello di avere tifosi seduti, sostanzialmente molto disciplinati, e assenza totale di tifo organizzato. Allo stadio in queste settimane non è stato consentito portare una bandiera, non è stato possibile portare uno striscione, erano vietati i megafoni, i tamburi, tutto quello che ha sempre fatto parte del tifo organizzato. Il mio timore è che questo modello inglese, diciamo, quindi di tenere i tifosi seduti al proprio posto, modello teatro, possa poi diventare la regola anche quando il Covid sarà, speriamo presto, soltanto un brutto ricordo, cioè che il calcio possa arrivare a quella trasformazione che negli obiettivi del sistema calcio è comunque diciamo un obiettivo a cui stavano puntando, ma il Covid potrebbe dare un'accelerazione pazzesca, e quindi potremmo ritrovarci forse già dal prossimo campionato, da quello successivo, ad avere stadi in cui si sta obbligatoriamente tutti seduti. A qualcuno potrebbe anche piacere,
l'idea di dire ho il mio posto e devo rispettare quello, però penso che poi a chi ha conosciuto gli stadi ribollenti di passione, penso che potrebbe mancare l'aspetto veramente folcloristico e passionale di una curva in cui si tifa in una certa maniera. Poi a volte si tende a esagerare, cioè per combattere e contrastare legittimamente la violenza a volte si tende a mortificare o comunque ridimensionare anche la pura passione dei tifosi. Io temo che andremo verso stadi così, sempre più costosi, con i tifosi sempre più disciplinati, obbligati a stare seduti. Grazie Pierluigi anche per queste considerazioni contro il calcio moderno. Odoia Pierluigi Spagnolo, comprate il libro, seguite Pierluigi Spagnolo anche sulla Gazzetta. Ho ricordato la tua bibliografia, L'estate più piovosa di Milano, I ribelli degli stadi, una storia del movimento ultra italiano. Ma se io ti dicessi il nostro giorno verrà, che cosa mi risponderesti? Beh, lo slogan di Bobby Sands, che è un eroe dell'indipendenza irlandese, morto tragicamente nell'81, un'altra grande passione personale e di tantissimi italiani che hanno una grande passione per la storia irlandese, per la lotta per l'indipendenza dal Regno Unito. Quindi insomma, il nostro giorno verrà. E nel calcio chissà se ci sarà un giorno in cui diremo il nostro giorno verrà. Forse i giorni migliori, più belli li abbiamo purtroppo ormai alle spalle, almeno per come la penso io. L'ho citato perché tu hai scritto un libro fondamentale, una storia irlandese su proprio la storia di Bobby Sands. E anche quello, insomma, vi invito ad andare a recuperarlo magari nelle biblioteche, perché non si trova più in commercio da quello che ho visto. O forse sì, infatti credo sia difficile. Infatti. Bene, grazie a Pierluigi Spagnolo. Ti aspettiamo. Grazie Filippo, grazie a tutti voi che ci ha ascoltato, grazie a Carolina e a presto. Grazie Pierluigi Spagnolo, grazie per essere stato in nostra compagnia. Carolina, allora di cosa ci occuperemo nella seconda parte della trasmissione? Nella seconda parte parleremo di palestre, restate con noi. Bentornati a tutti, in questa seconda parte di 55 Sport, come vi abbiamo già promesso, parliamo di palestre, vero Filippo? Certo, parleremo di palestre. Tu con il tuo fisico scolpito andrai sicuramente in palestra? Sicuramente, però a casa mia, davanti al divano. Ah! Questa sera però parleremo di palestre vere. Purtroppo il nuovo DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha chiuso le palestre fino al 24 di novembre. E pensare che le palestre sono l'unico farmaco senza controindicazione, come ha detto Fabio Sozzani, che è qui. Buonasera Fabio. Buonasera Filippo, buonasera. Fabio Sozzani, volto noto delle palestre varesine, è una palestra molto affermata a sud di Varese, in Viale Borri. Di fianco a lui c'è una modella, abbiamo una modella, una top model. Chi ci ha portato Fabio stasera? Ce la presenti e poi lei si presenterà. Sì, Valeria, con cognome più o meno impronunciabile, però non è vero perché è cognome russo, però Valeria è una nostra istruttrice di aerobica e di attività motorie a corpo libero. Buonasera. Io appunto sono un'istruttrice fitness che lavora da inizio anno in questa nuova palestra e nulla, come tutti in questo momento sono disoccupata e cosa dire? Beh insomma, innanzitutto allora ci iscriveremo tutti a fare aerobica con una istruttrice così bella. Le palestre purtroppo sono chiuse, dice Valeria che è disoccupata, ma noi abbiamo raccolto delle storie molto interessanti nella palestra di Fabio Sozzani. Le palestre sono un contenitore di storie. Purtroppo molti pensano alla palestra come un luogo in cui ci sono attrezzi, macchinari, eccetera, ed è giusto, è così. Però in effetti le palestre sono un contenitore di umanità, sono un contenitore di storia, un contenitore di società e di idee completamente diverse. Ad esempio in questo caso Valeria che, poi lo dirà lei, è giovane, ha iniziato da poco a insegnare con dei progetti che in questo momento si sono fermati. O come altre persone, come ad esempio il ragazzo che poi... Le vedremo Fabio, non anticipiamo troppo perché c'è un servizio in questo momento con le storie che abbiamo raccolto proprio nella palestra di Fabio Sozzani con tre interlocutori.
Sono Maurizia Bonetti, osteopata, e sicuramente noi siamo preoccupati per i nostri iscritti, io soprattutto per i miei anche pazienti che dopo il lockdown sono ritornati a frequentare la palestra con problemi enormi a livello della deambulazione, della schiena, con anche patologie invalidanti, per cui noi ci siamo prodigati per aiutarli facendo fare un percorso in acqua e anche in palestra. Ad esempio c'è una mia paziente che viene dalla provincia di Como fino a qui allo Sporting proprio perché ha problemi di ernia al disco e anche di artrosi invalidante e si è trovata molto bene a lavorare in acqua perché l'acqua dà degli ottimi benefici. Adesso con la chiusura della piscina siamo preoccupati, anche lei molto preoccupata, di ritrovarsi ad avere problemi ancora maggiori proprio perché non ci sarà più questo apporto benefico per la sua salute. Anche i ragazzi più giovani, ma anche quelli over 50 che ci frequentano la mattina con i corsi di back school, si stavano, come dire, ritrovando molto bene, avevano meno problemi, meno anche algie alla schiena, a tutte le articolazioni. Ma così, con questa chiusura della palestra e delle piscine, hanno paura di ritornare indietro. E quindi per noi questo è, come dire, è un problema perché non riusciamo ad essere vicini ai nostri iscritti e ai nostri pazienti. Ciao, io sono Tiziana, sono una mamma di un bambino di 8 anni e di uno di 16. Volevo portare la mia testimonianza nel fatto di questa seconda chiusura delle palestre, in quanto per me è molto importante per un'esperienza personale che è successa a mio figlio di 8 anni, nel senso che durante il lockdown non aveva per niente accettato il fatto di stare a casa, anche perché è un bambino abbastanza dinamico. Vedersi togliere tutto dalla scuola allo sport, insomma, è caduto in una forte depressione, insomma, quindi era diventato apatico, non aveva voglia di fare niente. Di conseguenza, dopo 2 mesi e mezzo, ha iniziato ad avere una sorta di tic agli occhi, ribaltandoli verso al cielo, e io sinceramente credevo che fosse una cosa neurologica, quindi l'abbiamo portato a fare un sacco di visite e praticamente il risultato era dovuto a una forte forma di stress. Dopodiché, parlando appunto con gli istruttori di questa palestra, con Sabrina che è anche psicologa ed è una sua istruttrice di karate, insomma, mi aveva consigliato di fare dei personal e così un pochino siamo riusciti a tirarlo fuori. È un bambino che ha fatto anche piscina neonatale, fa nuoto qui e devo dire che ha ottimi risultati, nel senso che lo sport serve tantissimo per i ragazzi come una forma di svago, per tirarsi fuori, insomma, dalla routine della scuola e tutto il resto. Ciao, mi chiamo Andrea. L'anno scorso, durante un periodo difficile della mia vita, perché mio padre era in ospedale che stava male, per sfogarmi ho iniziato a camminare, sono passato davanti allo Sporting e al box CrossFit V1 e sono entrato a chiedere informazioni e sono uscito iscritto praticamente. E per me è diventato un appuntamento quotidiano, un momento importante della mia vita, non solo per l'allenamento fisico ma per il momento sociale, perché io sono un po' timido, poi ho conosciuto molte persone, soprattutto durante il CrossFit ci si incoraggia a vicenda, quando qualcuno finisce incoraggia sempre gli altri, gli dà forza per andare avanti e finire l'allenamento. E ora prima col lockdown e ora con questa pausa, ovviamente la cosa che manca soprattutto è anche questa parte sociale, questa parte di stare con le altre persone. Sperando che riapra presto, perché appunto mancano molto sia l'allenamento fisico che il momento con le persone, di tutti quelli che ho conosciuto durante questi mesi, in cui ho perso molto peso e mi sono rimesso in forma, però soprattutto appunto ho conosciuto tante persone nuove e manca tanto questa parte. Pregherei Fabio di parlarci, insomma, di commentare un po' queste tre storie. Allora, abbiamo visto, come dicevo prima, che le palestre contengono, sono un contenitore di veramente di umanità. Maurizia, che
da sempre osteopata, si prende cura delle persone non più giovani, che prima del lockdown in un modo, dopo il lockdown sono ritornate, diciamo, un po' più doloranti. E questo, secondo me, nel lockdown creerà sicuramente dei problemi. Una cosa che forse non è stata ben detta, anche che il problema non è soltanto una questione fisica, esistono anche molte problematiche che sono quelle, è brutto dire mentali, ma legate alla psicologia, il fatto di rimanere lontani da altre persone che si sono conosciute, ad esempio come Andrea, che ha trovato in palestra, ha trovato un modo di avere un allargamento delle sue amicizie, quindi venire in palestra sì, ed essere aiutato dai compagni di allenamento per superare alcuni suoi personali tragici piccoli problemi. O come sempre il bambino, il figlio di Tiziana, che venendo in palestra, poi tra l'altro adesso ha iniziato anche a fare arti marziali, quindi trova sfogo e modo di non fermarsi davanti alla televisione, di rimanere fermo, questo lo si dice sempre, però effettivamente l'attività fisica. Ecco, volevo dire anche questa piccola cosa. Siamo rimasti male tutti noi proprietari di palestre quando Conte domenica sera ha detto che la palestra è uno svago. Noi non la consideriamo proprio uno svago. O quando ha detto, vabbè, però potete fare attività fisica all'aperto. Beh, ieri sera non si poteva fare, visto il tempo di ieri sera. Però l'attività fisica non è uno svago, è sì uno svago, ma è veramente un modo per superare molti propri problemi personali, per conoscere persone, per migliorare proprio qualitativamente la propria vita. La palestra, fonte di benessere, ma anche, insomma, fonte di guadagno per una giovane ragazza, bellissima, grazie, sembra una top model. Ma ecco, ci racconti la sua storia, Valeria. Allora, io ho 23 anni, arrivo dalla provincia di Varese e inizialmente non pensavo di avere come idea di lavoro quello di essere un'istruttrice fitness, perché io arrivo dall'artistico, quindi tutt'altro. Poi, come tutti i ragazzi che frequentano le palestre, mi sono appassionata, specialmente guardando le lezioni di step. E una volta finita la maturità ho deciso di intraprendere il percorso di formazione per diventare istruttrice. E da lì poi dopo ho iniziato un po' con varie sostituzioni, l'anno scorso invece mi occupavo del fitness in una scuola di ballo, poi ho conosciuto la palestra di Fabio tramite un'altra mia amica che lavorava lì e ho iniziato anche lì con le sostituzioni varie. Poi ovviamente c'è stato il primo lockdown, quindi niente. Ho ricominciato a luglio e poi dopo a settembre in maniera definitiva e anche lì all'inizio non è stato facile, sia perché le persone avevano ancora timore e quindi la maggior parte sono tornati in questo mese e ora che il gruppo si era formato, ora che siamo di nuovo a casa è un po' una mazzata perché... È un peso per tutti, per gli utenti delle palestre, ma anche per chi ci lavora dentro, per Valeria. Perché comunque noi abbiamo anche un tipo di contratto che è diverso dai classici lavoratori, quindi non abbiamo cassa integrazione, non percepiamo la disoccupazione, c'è tutta una questione dietro e quindi al momento sì, cioè non hai in pratica nulla, non hai niente. Fabio, è dura per questi ragazzi. Sì. È proprio questo il problema. Il problema serio adesso, seriamente, è un momento difficile, veramente, ma soprattutto pensando proprio ai ragazzi che lavorano, ma non solo ai miei. In Italia si parla di circa 100.000 club fitness presenti sul territorio nazionale. Ora, 100.000 club... cioè 100.000 addetti, presenti sul territorio nazionale sono una cifra enorme. E anche qui tutte queste persone cosa fanno? Cosa faranno? Valeria, che aveva un progetto di vita, non che non lo potrà fare perché è giovane, quindi potrà, però certo che non è che deve aspettare fino ai 25 anni per mangiare, dovrà pur arrivarci prima, ma il concetto è proprio quello di poter, in questo momento speriamo sicuramente ci sarà
è brutto dirlo perché non mi piace, sembra assistenzialismo, però ci sarà, speriamo, veramente un aiuto concreto da parte dello Stato per quello che è successo. Non, e lo dico anche se già detto, non voluto da noi certamente. E speriamo che i famosi ristori promessi da Conte arrivino questa volta. Ristoranti. Abbiamo parlato spesso del punto di vista dei proprietari. Oggi abbiamo voluto fare qualcosa di diverso e ci mettiamo nei panni degli utenti, ci siamo messi nei panni degli utenti con le tre storie emblematiche che abbiamo raccontato, ma anche nei panni di giovani ragazze come Valeria che lavorano per le palestre. A proposito di Valeria, sono tutte belle così? Hanno tutti le physique della top model? Certo, assolutamente. Io faccio un po' cadere l'audience. Allora non vediamo l'ora che venga... Noi facciamo cadere un po' l'audience, però insomma voglio dire sì, effettivamente sì. Bene. Ma tutti i nostri utenti sono belli, dai. Tutti sono belli. Sì, e poi in palestra diventiamo tutti sempre più belli. Bene, in palestra si diventa tutti più belli, proprio come Valeria e come Fabio Sozzani. Beh, insomma, adesso... Maestro di arti marziali. Ecco. Siamo in chiusura, allora come salutiamo i nostri telespettatori? Beh, l'augurio grandioso è prima di tutto che stiano tutti bene, che tutti possano star bene, perché comunque il momento è particolare, ma soprattutto dopo ritornate nelle palestre che avete sempre frequentato e non smettete mai di fare attività, mai di fare attività, veramente, perché questo è fondamentale, come ha detto il giornalista Filippo Brusa, è fondamentale perché fare sport è l'unico farmaco che non ha controindicazioni, se non quelli poi di andare a dormire presto perché sei stanco. Bene, la frase non è mia, come ho detto all'inizio, è di Fabio Sozzani. Chiudiamo con il pensierino di Valeria. Io da insegnante dico a tutti gli insegnanti di non mollare, perché ci saranno anche tempi migliori, di continuare ad allenarsi, far allenare le persone e di mantenere sempre il sorriso. Bene. Valeria, lei ha mai pensato di fare cinema? Con questo volto bellissimo potrebbe fare un film in questo mese che la palestra sono qui. Bene, fa cinema Carolina Angelis Malnati, che dopo aver ringraziato i nostri ospiti, Fabio e Valeria, lancerà l'appuntamento la prossima settimana. Sì. Ringraziamo ancora i nostri ospiti Valeria e Fabio, grazie mille a voi. E per questa sera è tutto, noi ci vediamo settimana prossima, mercoledì alle 20:20, sempre sul canale 16 del Digitale Terrestre. Ciao a tutti.